Buongiorno a tutti, Giovanni Vianello della componente alternativa, sono di commissione attività produttive e sono anche nella bicamerale d'inchiesta Ecomafie. Io ero un parlamentare di maggioranza, quindi ho concorso con i miei colleghi a farla questa norma. E dall'anno scorso sono diventato un parlamentare di opposizione, perché ero stanco delle chiacchiere e ho cominciato a dire no al governo Draghi. Ora, premesso che tutte queste norme che voi state subendo, come subisce il resto del popolo italiano, sono da qualcuno vengono proposte e da qualcuno vengono votate, per cui la situazione attuale è frutto di una volontà politica governativa vagliata e accettata dalle forze politiche di maggioranza, questo voglio dire, mi sembra la palissiano, di proposte noi ne abbiamo fatte tante. Non solo come emendamenti, ma anche come ordini del giorno. L'ordine del giorno non è vincolante, però dà un indirizzo politico di quello che può deve fare il governo. E abbiamo anche proposto addirittura, visto che si parlavano di altre spese, che invece di aumentare di 13 miliardi di euro le spese militari ogni anno, queste si investissero solo per la riqualificazione energetica, da qui al 2030. Non per un caso, ma perché al 2030 entra in vigore poi la nuova direttiva sulle case riqualificate energeticamente e che se non avranno una riqualificazione degna perderanno di valore. Per cui è un investimento che si fa per gli italiani e per le imprese. Allora, a questo ordine del giorno semplice, io poi sento tutti quanti sono a favore della riqualificazione energetica, non so per quale motivo noi di Alternative l'abbiamo votato favorevolmente, gli altri non l'hanno votato favorevolmente. Allora, però poi sento che siamo tutti d'accordo sul 110. Allora, io non voglio perdere perché di parole e chiacchiere ne avete sentite anche troppe. Facciamo un patto di piazza, d'accordo? Mettiamoci d'accordo tutti, forze politiche, maggioranza, opposizione, ok? Con gli imprenditori e i lavoratori per presentare un emendamento uguale. Lo presentiamo tutti, maggioranza e opposizione, ognuno lo presenta, viene vagliato insieme a voi sulla base delle necessità, che propone tre cose semplici. La prima, la proroga di una misura di riqualificazione energetica che possa permettere al Paese di ridurre il consumo energetico, che è l'unica misura che può concorrere a diminuire il costo delle bollette. Il resto sono chiacchiere, perché la seconda fondamentale, che venga sanato tutto il pregresso, perché se tu hai preso un accordo con i cittadini e con le imprese e gli hai detto che il credito lo puoi cedere, a un certo punto gli impedisci di cedere il credito, ma scusate, ma questa non è una truffa? Non è, allora se, perché, scusatemi, perché poi in Ecomafie le vediamo anche le truffe, ma se qualcuno truffa qualcun altro non dovrebbe essere perseguibile per legge? Allora, secondo punto, quindi proroga, perché serve al Paese la riqualificazione energetica. Sanare il passato, tutti i crediti d'imposta che non possono essere ceduti, e lo facciamo con una cessione illimitata come era prima, cioè non ci dobbiamo inventare nulla, come era prima. E terzo, io ho votato contro, pensa un po' tu, hai ragione, io ho votato contro, come siccome hanno votato con il mio collega Raduzzi qui all'Alternativa. E la terza cosa, perché deve essere chiarissimo, si porta questo emendamento, se non si approva si vota no alla fiducia a Draghi, perché le chiacchiere stanno a zero. Il Parlamento impone al governo una linea che vada sulla riqualificazione energetica e la cessione dei crediti, e non solo in questo settore, poi magari vi dirà qualcosa il mio collega Raduzzi di Commissione Finanze, oppure sono chiacchiere, perché io, credetemi, sono stanco di venire in piazza, non per incontrarvi che è un piacere, io sono stanco di vedere ogni volta lavoratori e imprenditori che durante la settimana, quando dovrebbero lavorare, devono lasciare casa e i cantieri per venire qui a Roma a pretendere le cose ovvie. Allora io sono stanco, figuriamoci voi. E allora, se siamo tutti stanchi e se anche le forze di maggioranza, gli amici hanno detto che anche loro vogliono, benissimo, facciamo queste due cose semplici: proroga certa sulla riqualificazione energetica e due, cessione del credito illimitato andando a sanare il passato. Se non si è, il Draghi dice di no, se Draghi dice di no, si vota no alla fiducia.
Facciamo parlare prima l'onorevole Villarosa. Vi alternate, giusto? Ok, allarghiamoci un po', ragazzi. Allora, onorevole Villarosa, la ringrazio a nome mio della Class Action che stasera ci ha prenotato la conferenza stampa a Montecitorio. Prego la parola. Ciao a tutti, grazie. Io non sarà un parlare male di chi ha parlato prima di me, di Giovanni, perché è una persona che rispetto tantissimo come alternativa, che vi sta dando una mano, ve lo confermo, da dentro il Parlamento. Però raga, l'obiettivo deve essere uno, il problema è uno e l'obiettivo è uno. Voi avete 100.000, 50.000, 200.000, 1 milione bloccati nei cassetti fiscali. Avete questi soldi che avete anticipato ai condomini. Quindi viene anche la domanda, ma scusa, se hanno cambiato le regole a me, allora vado dal condomino e chiedo i soldi al condomino. Perché io quando ho fatto il contratto col condomino le regole erano diverse. Quindi l'unico obiettivo di queste manifestazioni, e questa deve essere l'ultima qui in piazza, e mi dispiace dire quello che dico, ma me ne sto fregando, sono parlamentare e non le dovrei dire, ma le dico lo stesso. Andare lì e alzare i toni e a volte non rispettare le regole, si deve fare. Siamo stati! Quando? E lo fai! E lo fai! Sto proprio dicendo che le regole che lo Stato vi ha messo in campo e voi avete con quelle regole che conoscevate, con quelle leggi che conoscevate, anticipate soldi ai condomini, non sono state rispettate. Quindi lo Stato si può rispettare che anche voi, si può aspettare che anche voi non rispettiate delle regole. Allora bisogna fare una cosa molto semplice. Si deve risolvere il passato. Per risolvere il passato, scusate un secondo che non sento, per risolvere il passato si fa un semplice emendamento e si dice: da tutte le pratiche già iniziate e i lavori iniziati vanno con le regole vecchie. Cessioni infinite. Senza distinzioni. Per il nuovo non vi aspettate che questa maggioranza, questo governo e questo Parlamento proroghino ancora, migliorino ancora il Superbowl. Non ve l'aspettate. Non vi fate raccontare questa cosa da nessuno. L'avete capito? Ora come si fa? No, io sono d'accordo con te, io sono d'accordo. La Digos mi ricorderà per questa cosa che sto dicendo, ma io sono d'accordo, perché lo Stato le regole non le rispetta e tu non le devi rispettare nemmeno, arrivato a certo. Bravo! Mi dispiace dirlo, ma io ho le persone che mi scrivono, ho famiglie come voi che mi scrivono, io devo pagare i dipendenti, devo vendere la casa perché le banche non mi danno i soldi miei. Bravo! Io ho questi messaggi da parte vostra, quindi la misura è colma, siamo arrivati. Mo basta. Ora cosa si deve fare? Il decreto, appunto, tutte chiacchiere. Bisogna arrivare poi a qualcos'altro. 5 mesi di aspettative. Vi spiego, vi sto cercando di spiegare cosa potete fare. Io sono in opposizione, sono fuori, quindi non me lo dire a me. Io già la fiducia non gliel'ho votata a Draghi dal primo giorno che è arrivato qua. E mi hanno espulso per questo e non sono al ministero per questo motivo. Quindi con me Draghi proprio non ha niente a che fare. Però non vi fate raccontare fesserie da nessuno. Bisogna fare una proposta, un emendamento, o loro devono fare, o il governo deve fare un decreto, perché voi non avete tempo da aspettare. Ci sono dei tempi. Se loro fanno un decreto domani mattina e legge domani mattina, se noi facciamo un emendamento e legge fra 60 giorni, e voi, io sono un ex imprenditore, voglio tornare a fare l'imprenditore, voi non ce la fate altri 60 giorni. Non ce la facciamo più. Quindi noi oggi saremo alla Camera con un gruppo di Class Action. Alla Camera ci saranno tutte le forze politiche. Io chiamerò tutte le forze politiche. Se le forze politiche che votano, che hanno la maggioranza e votano questo governo, non ci danno la parola dentro una settimana,
una settimana non viene fuori questo decreto, bisogna alzare toni. Sì, bravo. Io scendo in piazza con voi, io faccio quello che farete voi. Ora continuiamo così, però la manifestazione non so quanto possa servire. Grazie onorevole, ma noi solo una denuncia penale ci manca e poi siamo sistemati per le feste. Me la prendo io. È l'ultima dei problemi! Noi, però onorevole, noi non vogliamo niente, noi vogliamo una legge. Una legge ci ha rovinato e una legge ci deve sistemare la situazione. Hanno le famiglie sulle... Allora, perché fa rabbia tutto questo? Perché fa rabbia? Perché sono venuti a dirvi che c'è un motivo per cui hanno fatto questa norma, ma il motivo non c'è. Perché il primo motivo, hanno detto che c'erano delle truffe e abbiamo spiegato, hanno detto no, il ministro dell'economia, le truffe sono sul bonus facciate con bonus, sul super bonus sono il 3%. Draghi, avendo visto questo rimballo di notizia che lo smentiva, ha tirato fuori un'altra scusa, e la scusa ora è la contrattazione, perché dice però così il cittadino, il condomino non contratta, non dà un aspetta, fammi finire. Però Draghi viene a dire non contratta, quindi prende compra le cose a prezzi più alti. Qual è il problema? Noi stiamo parlando del passato, la contrattazione già c'è stata, quindi se tu cambi le norme per il passato, questa cosa che vuoi risolvere tu non la stai risolvendo, quindi è un'altra cazzata anche questa, e allora uno si deve incazzare. Ora non esageriamo, ma dobbiamo sicuramente non farci prendere il giro e rispondere con la stessa moneta. Allora onorevole, io ti voglio far ascoltare un messaggio che mi è arrivato, lo voglio leggere perché veramente... Ciao, sono un imprenditore tra voi alla manifestazione, ma non riesco a venire lì a parlare perché sono imbarazzato dalla mia situazione e vorrei rimanere in anonimato. Purtroppo, come tutti voi, anche io ho sempre lavorato onestamente e non ho avuto mai problemi. Poi mi sono avventurato in questo 110 con i miei 8 dipendenti. Ho mandato avanti 3 cantieri e ceduto il primo sala alle Poste. Lo so, sono stato un cretino perché ho cercato di completarli nella speranza che si sbloccava la situazione. Ora nessuno vuole i miei crediti, assurdo. Io credevo che una situazione così paradossale non poteva andare avanti così, e intanto da novembre tutto fermo. Non ho più incassato nulla. Oggi vedo il mio cassetto fiscale con 1.100.000 euro, ma non riesco a pagare i fornitori. L'IVA, di sicuro non riuscirò ad avere il DURC. Ho dovuto lasciare a casa i miei operai che da una vita sono con me e che devo ancora finire di pagare. Sono riuscito a dargli qualcosa prendendogli da un libretto di risparmi dei miei figli. Assurdo. È assurdo! È assurdo! Ma dobbiamo arrivare a questo! È assurdo! Veramente emozionante. Sì, i miei figli, poverini, li sto abbandonando. Con una mia moglie non parliamo più. Sono sempre sopra pensiero. Non riesco più a concentrarmi. Non riesco a fare nulla. Scusatemi se non ho versato la quota di iscrizione. Guarda, veramente mi sto emozionando. Guarda. Ma ho preferito fare il biglietto per essere qua e guardare in faccia chi ogni giorno ci prende per il culo, ma che vive una vita agiata. Non sanno niente di cosa vuol dire l'umiliazione di chi non riesce a pagare, non riesce a portare i figli a prendere un gelato. Vergognatevi, ci avete rovinato la vita. Tutti siete a favore, ma nessuno che fa niente, siete vergognosi. Io che ho creduto nello Stato sembravo un uomo, una nuova luce, invece un incubo. Grazie ragazzi per quello che state facendo. Voi dovete governare questo paese, siete semplici, seri e molto preparati. Scusatemi, ma voglio rimanere un anonimo ex imprenditore, perché non so se riuscirò a risollevarmi. Ma spero di rimanere in mezzo a voi. Grazie ragazzi, forza Glass Action. Guarda, veramente mi sono emozionato. Cioè, è assurdo leggere queste cose, assurdo. È vergognoso! Prego la Duzzi. Dopo un messaggio del genere, basta prese per il culo. Il governo Draghi deve andare a casa oggi stesso, perché oggi alla Camera si vota la fiducia e
quei colleghi che vengono qui a parlare, tra mezz'ora vanno a dargliela quella fiducia. Perché è vero, è un tema di legislazione, tutti quanti noi abbiamo fatto gli emendamenti che il governo puntualmente ci ha bocciato, ma non è solo questo, Draghi l'ha detto chiaramente che quella misura la vuole far fallire, allora noi dobbiamo far fallire il suo governo! Deve fallire casa sua! Non c'è solo un attacco normativo, se CDP non acquista più i crediti d'imposta è perché ha avuto una direttiva dal Ministero dell'Economia che ne controlla la quota capitale. Se le banche non acquistano più crediti d'imposta è anche perché Banca d'Italia, che è stata governata da Draghi per decenni, ebbene Banca d'Italia va a fare i controlli nelle banche e gli dice basta accordi quadro con le imprese, gli controlla i crediti d'imposta del super ecobonus, non i derivati o i crediti facili fatti agli amici. Lo Spisal, da noi, un messaggio è arrivato stamattina a me da un imprenditore di Padova, va a fare i controlli solo nei cantieri del super ecobonus. Allora capite che questo è un attacco a 360 gradi, non è solo la normativa, è il governo che con tutti i suoi mezzi, con tutte le sue partecipate, con tutti i suoi strumenti sta cercando di far fallire quella misura per i motivi che spiegava Conditi prima, perché questa è una misura che dà liquidità creando deficit ma non debito, cioè immettendo risorse subito. Allora sinceramente qui non dobbiamo smetterla di venire in piazza e dire facciamo questo, facciamo quello, facciamo quest'altro. L'unica soluzione è mandare a casa Draghi, punto. Oh, no. Perché il Parlamento può legiferare, ma finché ci sta quel tizio a Palazzo Chigi, Draghi tiene per le palle Conte, Salvini, Letta e tutti i leader di partito, che sono quelli che decideranno se i colleghi verranno rimessi in lista. Quindi ragazzi è tutto a catena, è tutto a catena, è questo il punto. Allora noi di Alternativa siamo un piccolo partito d'opposizione, non abbiamo i numeri, però noi ci siamo per tutte le proposte che ci sono da fare. Noi siamo gli unici di vera opposizione, perché poi gli altri nelle regioni, nei comuni, fanno sempre accordi con l'altra fetta del centrodestra. Quindi sinceramente io mi sono stufato di sentire tante parole. Qui ci sono aziende che stanno fallendo con milioni di euro di crediti di imposta in pancia, cioè è una follia che nessuno si sarebbe mai immaginato in un paese dell'Occidente, ok? Quindi veramente cerchiamo di fare qualcosa. La prima cosa che si può fare è mandare a casa Draghi. Sì, però è una facile. Cosa, se Draghi stasera va a casa. Grazie. Ragazzi, allargatevi un po', ragazzi, gentilmente, gentilmente più dietro. Allora, adesso facciamo parlare l'onorevole Trano. E poi vogliamo sentire qualche storia vera, si metta qui qualcuno che ci racconti una storia vera. Buongiorno, allora io ho sentito all'inizio, Raffaele Trano, Alternativa e membro della commissione bilancio. Allora io questa mattina ho ascoltato con estrema pazienza anche quello che è stato detto dai colleghi di 5 Stelle che supportano il governo Draghi. E anche in una precedente manifestazione che si è sempre svolto qui, noi avevamo detto qual era la strada per uscire fuori da questa situazione assurda e incredibile. Siccome loro sostengono la maggioranza, basta andare da Draghi, puntare i piedi, aprire anche una crisi di maggioranza e dire noi questa misura la vogliamo che deve essere ripristinata come era all'origine, con le regole che c'erano inizialmente. E tu lo fai, ma non è che lo vieni a raccontare, lo devi fare, perché ci sono i palazzi preposti, c'è Palazzo Chigi, qui dietro a 100 metri c'è il MEF, il Ministero di Economia e Finanza col Ministro Franco. Allora queste sono le soluzioni che tu devi intraprendere, non venire a raccontare, a fare il professore qui a spiegare le regole, ho presentato una proposta di legge, c'è l'emendamento, c'è la norma, non serve a niente. Se noi siccome voi siete persone operative, siete persone pratiche, siete persone che ci avete messo le risorse, ci avete messo il cuore dentro il super bonus, il messaggio di prima ne è una testimonianza veramente eclatante. Bisogna dare delle risposte che sono concrete, non chiacchiere, andare subito a chiedere un incontro a Draghi, a Ministro Franco, per ripristinare le regole di come siamo partiti. Questa è la soluzione, non ci sono altre invenzioni e scamotage, anche perché noi l'abbiamo detto lunedì scorso, lunedì due giorni fa, siccome c'è questo decreto in conversione, non l'abbiamo detto di sta schifezza delle SOA che sono state messe alle aziende grandi per lavori oltre 500.000 euro,
Allora, il tema qual è? Che, come ha detto Draghi, e l'ha detto sapete dove? All'Europarlamento, facendo fare tra l'altro una figuraccia agli italiani, perché lui ha detto noi non siamo d'accordo su alcune misure, in particolare con il superbonus 110%. E tu l'hai raccontato lì davanti a tutti gli europarlamentari, facendo fare una figura barbina all'Italia di una misura che invece è seria, è vera, funziona e stava dando dei risultati in termini di crescita del prodotto interno lordo. Ma guarda che di Draghi c'è davvero da vergognarsi. Allora è inutile che stiamo qua a raccontarci frottole, bugie. I parlamentari di maggioranza, perché noi di minoranza non abbiamo le capacità per mandarli a casa, perché rappresentiamo il 5%, il 5%, ma chi viene qua a prendersi gli applausi, a prendersi, come dire, il consenso, andasse oggi stesso a convocare una riunione di maggioranza all'interno del governo e dire: se noi non ripristiniamo questa misura, usciamo dal governo e perdiamo ministri, sottosegretari, le nomine delle varie partecipate, perché quello è l'interesse. E hanno anche l'ardire di, pubblicamente, di dire: ma noi ci siamo per spendere i soldi del Recovery Fund. E allora il legame che voi avete sono i soldi, non sono gli interessi dei cittadini, e questo è quello che fa male, e lo dicono pure in pubblica piazza. E allora, e concludo, usiamo l'intelligenza, perché le soluzioni ci sono, e non è quella di andare a fare decreti, di andare. Bisogna fare subito un tavolo di maggioranza e chiedere di ripristinare la norma così come era stata fatta, perché era stata fatta bene. Questo. Grazie onorevole, speriamo anche nel vostro aiuto. Allargatevi un altro po', gentilmente. Allora, voglio fare un applauso veramente alle forze dell'ordine che ogni volta...